Ciao, ciao. Andiamo in Italia adesso, Sì, sai? sì. David, un anno e 2 mesi, è tra i più piccoli passeggeri dell'autobus che arriverà nel Trevigiano nelle prossime ore dalla Polonia. Insieme a sua mamma, il bimbo è in fuga dall'Ucraina, con loro un'ottantina di persone. Ad accompagnarli in Italia Roberto Benetti, autista, e Vito Battistuzzi, cotitolare dell'omonima ditta di trasporti insieme al padre Adriano. Hanno deciso di aiutare i profughi gratuitamente dopo aver visto quanto sta accadendo nel paese dopo l'invasione russa. Ci sono tanti, tanti che arrivano con i mariti e loro li scaricano, addirittura baciavano il vetro del pullman perché all'interno c'era il bambino. Abbiamo i cuori disegnati sui vetri del pullman, sul lato destro, da i genitori, i papà che salutano questi bambini. Non avrei mai pensato di trovare una cosa così. Quando mio figlio è arrivato ha visto cosa sta succedendo e non ci siamo assolutamente pentiti di aver mandato questo autobus grande perché da quello che capisco lo stanno riempendo proprio perché c'è una grandissima necessità di portare queste persone in salvo. I profughi dovrebbero arrivare domattina all'alba, le istituzioni stanno cercando luoghi in cui accoglierli. La prefettura potrà ospitare un numero limitato di queste persone presso la caserma Serena. Vi è un corpo separato rispetto alle altre palazzine dove sono state già alloggiate delle famiglie con bambini. Inoltre stiamo verificando la disponibilità e di amministrazioni locali e di enti assistenziali per offrire disponibilità alloggiative.